Andiamo. Buongiorno. E bentornati sul canale. Io sono Serena. Io sono Filippo. E abbiamo finito di succare. Certo. Voi direte perché siete così entusiasti, ma c'è da esserlo, assolutamente. Assolutamente sì. Cioè, è stato un lavoraccio. Prima grattare, poi stuccare, in realtà ci è voluto meno che smontare tutto e grattare. Sì, sì, nonostante abbia lavorato praticamente solo Serena, è stata velocissima. E adesso rimangono pochissime cose da fare prima di verniciare. Fra cui, aprire un pacco che abbiamo ricevuto in realtà molto tempo fa ed è rimasto chiuso in garage per dei mesi e mesi e mesi. Eravamo super curiosi di aprirlo, però volevamo aprirlo insieme a voi, allora ci siamo detti aspettiamo il momento giusto. Esatto. Così saremo ancora più contenti. Sì. E quindi ora apriamo questo per farvi scoprire cosa dobbiamo ancora fare sul prodotto prima di prepararci alla verniciatura. Cioè, in realtà la preparazione della verniciatura l'abbiamo già fatta prima di verniciare. Quindi apriamo? Apriamo, apriamo. Siamo! Vai! Nota testa. Oh! Allora, a questo punto ora vi lasciamo 3 secondi di riflessione per fare due cose. Una è iscrivervi al canale e renderci felici, e la seconda è scrivere nei commenti secondo voi cosa c'è nella scatola prima che lo svegliamo. Ovviamente potete barare aspettando di vedere cosa esce, ma non sarebbe la stessa cosa, quindi mi raccomando. In questo momento che saremo a assaggiare il pacco, voi scrivete qua sotto che cosa c'è all'interno e iscrivetevi al canale. Ok. Olè. Ma oh, che gigante, che gigantaggine. Che gigantaggine. Oh, wow. La madonna. Ah, ci passiamo. Prendi i dentini qua. Mi sento male. Questo non sapete ancora cos'è. Questo. Avete indovinato? Allora, sono io. Cos'è? 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 Indovinate? Indovinate? Se io continuo, c'è la scatola. Ma dove? Cos'è quindi? Avete indovinato ormai? Guarda, vicino. E un Super Maxi Bro! Beh, l'intero anche, era imballato molto bene, però non toglie la pellicola. Finché non è montato non si toglie la pellicola. Bello, mi piace. È un Maxi Oblò modello Max Air Ventilation Solution, la marca. Il modello è Max Air SkyMax LX97010i. E vi chiederete cosa sono tutte queste sigle, in realtà cambiano veramente poche cose, le versioni sono due fondamentalmente, una con il kit LED, una senza il kit LED, e l'altra differenza che hanno è in pratica lo spessore, perché ci sono quelli fatti per smontarli in spessori da 23 mm, questo qui invece da 45 fino a 60 mm, perché noi comunque avremo dello spessore fra la lamiera e il dove sarà l'interno in legno. È 70x50. 50x70? No, è 90x80. No, 70x80, dicevo io. 50x70. 50x70 come misura. Va bene, è 50x70. E quella che avete visto prima qua è la sua bella cornice. Per il kit LED. Per il kit LED, e poi qua anche l'oscurante da un lato e la zanzariera dall'altro. Bello, cioè, bello. Diciamo bello. Che inizialmente sarà il primo e unico blosso Pluto, poi forse ne metteremo un altro in bagno, più piccolo ovviamente. Però diciamo che questo sarà lo blow principale e boh, vedremo, anche perché per adesso ho detto vorremmo mettere pannelli, quindi è capace che in bagno metteremo solo una piccola presa d'aria e non uno blow. Però chi può dirlo? Adesso lo apriamo un secondo, un pochino, se riusciamo senza spaccarlo, per capire bene come vista, cioè come viene installato. Anzi, in realtà forse basta girarlo. Ok. Secondo me si chiude esattamente a sandwich come gli altri, o sì. Si incolle e basta, no? No, sono fermentati.
Ah, ok, perché qua ha delle prese d'aria. Vedi? Ne ha quattro. Queste per l'estate le lascio aperte sempre, fighissimo. E d'inverno le sue coperchietti e le chiudi. Ma che spettacolo, raga! Che caschiasso! Così si apre. E voilà! Bello! Con la sua bella guarnizione. Ah, è fatto veramente bene, cioè. Chapeau. Sì, poi anche queste grigliettine, le vedete qua? Adesso potete vedere se vederle, ma ora tanto c'è una ripresa del dettaglio. Queste grigliettine sono così, e volendo più le sfide una volta che l'ho aperto. Adesso non le sfido perché non so la mano e le rompo. E a queste qui di ricambio, cioè di ricambio, da mettere al posto di queste. Infatti non le avevo contate doppie io, adesso sono due qua e due qua. Ti basano come viti. Sì, quindi sì, si autofilettano questi fuori qua. Ok. Quindi sì, anche il sistema di aggancio è a sandwich, quindi non dovremo fare ulteriori buchi sul tetto se non quello per far incastrare l'oblò, che è molto buona come cosa. In più, cosa molto furba che noto è che qui davanti hanno lasciato una bella... hanno lasciato più spazio, così davanti quando vai in velocità ci sarà più sigillante, l'acqua non entra, dietro ce n'è un pochettino meno, ma comunque quanto basta per far sì che tenga e non filtri acqua. Basta, quindi ora col metro per sicurezza misuriamo esattamente il luforo dell'oblò e da esterno a esterno sono 49,4, però se vuoi lasciare un millimetro che riesca a entrare 50x70 signori. Quindi avete visto bene quello blocco, mi sembrate un pisano, guardate. È bello. Sì, è vero grosso, dovremmo riuscire a passarci. Ma si sembra abbastanza per passarci, non capito. Qui dice a me di non toccare, non fare, guardate che sta facendo, io non ti aiuto. Aiuto. Ma sai che sono la terra, sai che voglia. No. Sì, secondo me si riesce così, cioè bisogna fare attenzione a non sbattere con la capoccia qua. Ma sì. Però tanto più grossi non li fanno io blocco, quindi andrà benissimo. Beh, basta fare l'altra volta, non è così. Usa un braccio per tirarlo su, ora. Passa la serena, si riesce. Io ci passo, perfettamente. Sì, ma anche io. E perché dovresti passare dentro un blocco? E comunque notare che qui, non me ne sono accorto solo adesso, ma è doppio vetro, cioè non è uno strato solo, ma è doppio. Infatti fighissimo, queste vicine qua servono per tenere il coperchietto interno. E sì, comunque stavo dicendo che si chiude a sandwich, quindi molto semplice. E adesso andiamo sul tetto, in realtà noi abbiamo già visto più o meno dove potremmo forare per evitare di beccare travetti o parti portanti di Pluto. E basta. L'importante ora è segnare bene con la carta il... con la carta? Segnare bene con la carta il foro che dobbiamo fare e... cioè segnare, mettere lo scoglio, perso il filo del discorso, questo qua fa rumori molesti. Dobbiamo andare su, capire bene dove andrà posizionato, mettere dello scorcio di carta e fare bene la traccia di dove bisognerà bucare, anche perché lo bucherà Serena. Il buco vogliamo farlo prima di verniciare per evitare poi di rovinare, far saltare la vernice nuova. E va così. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Adesso andiamo a prepararci per eseguire il buco, il foro per l'oblò. E Filippo mi ha già detto che sarebbe stato più sereno a farlo lui. Quindi non crede in me e nella mia capacità di manovrare un segreto alternativo. Cosa ridi? Non fa ridere! Ma perché non è vero, se no non saremmo qui a fare il buco, se non mi fidassi. Comunque abbiamo fatto una dima col cartone là, giusto per aver che più o meno chiaro il foro che dobbiamo andare a fare. Poi ovviamente prenderemo altre 1000 misurazioni prima di andare a farlo, però ci serviva giusto per avere un rettangolo perfetto. Ora, come diceva Sera, l'ho già pulito con l'antisilicone, quindi ora andiamo a posizionare dello scotch di carta abbastanza a caso, giusto per avere dello spazio su cui disegnare poi le linee e per tagliare in tranquillità con una bella linea che si veda bene. E basta. Le incognite e i problemi quali sono fondamentalmente di questo tetto? Che una parte di oblò andrà a poggiare qua, dove è liscio perché non c'è la nervatura. Invece l'altra parte di oblò andrà a poggiare sulla nervatura. Era veramente impossibile evitarle, e quindi ci saranno in mezzo, ma vedremo poi di fare una cornice di accoppiamento o qualcos'altro. È impossibile evitarle. Qualcuno dirà: ma no, più avanti ci avete la possibilità. In realtà l'oblò, essendo 50x70, la parte corta è 50
e qua lo spazio, al di là che non volevamo metterlo qua, però per fugare ogni dubbio, è esattamente 49 centimetri. Neanche, 48. E quindi non ci sarebbe stato lo stesso in questa parte qua. Sì, perché comunque finito su. Esatto, tetto. Perché poi gli altri limiti quali sono? Vedete questi puntini qua è dove è elettrosaldato il tetto al montante in mezzo, quindi noi non possiamo bucare qua. Dobbiamo perché per forza sforare più in qua. Che passano. Esatto, abbiamo due montanti, una giuntura e qua un altro montante. Quindi fondamentalmente non avevamo molta scelta, potevamo montarlo o fra quella giuntura e questa giuntura, però poi non ci stava più la tenda, o fra questa giuntura e questo montante, e di conseguenza quindi andremo di qui a avere un lato piatto, quindi starà più in basso lo blò, e di qui essere sopra la nervatura. Per questo dovremo poi fare una cornice o comunque spessorarlo da questa parte qui e di qua, per far sì che rimanga in piano. In più sarà da spessorare anche più a lato, perché il tetto non è perfettamente piatto ma è leggermente curvo, fortunatamente molto poco. Però adesso iniziamo a preoccuparci di fare il foro. Esatto. Penso di sì. Che meno, Filippo, l'hai detto tu a me, senti. Siamo andati a comprare la lama del segreto alternativo, esatto, nuova, bella, fiammante, esatto. A questo punto, come avete visto prima, abbiamo già tracciato le nostre belle linee. Non c'è una linea fatta a penna, ma semplicemente dobbiamo seguire la linea, l'interno della linea dello scotch verde. Ok, abbiamo visto che è anche abbastanza dritto. Può non sembrare dritto, ma in realtà è lo scotch sotto che non è dritto, lo scotch verde è assolutamente dritto. A questo punto cosa andremo a fare, Serena? Andiamo prima a forare con una punta per farci lo spazio per inserire la lama del seghetto alternativo, ma la punta la mettiamo qua nell'angolino, così. Ok, mi è rimasto leggermente il segno. Adesso vado al centro del mio segno, indicativamente. Questa è alta ingegneria di imprecisione. E poi gli diamo una martellata. Sì, un po' convinta. Quindi adesso che hai fatto i buchi, cosa vuoi fare? Vado a tagliare. Qualcosa. Io ho molta paura di questa cosa, però speriamo andrà bene. Poi in una posizione proprio comoda sono, sì, cioè devo stare in bilico su sta trave di legno, perché se mi appoggio finisco. Sì, qui abbiamo messo la trave di legno appoggiata con le PS, quindi rimane leggermente sospesa. Tu a me dici non aver paura, tu a me dici non aver paura, e sono io che taglio, cazzo. Mancano solo più due, sei a metà dell'opera. Yeppa. Vai, mettici già un pezzo di scotch mentre sei lì. Stavo strozzando la scuola. Ecco, messo scotch, signorita. Poi. Comunque, può non sembrare vero, ma ci stiamo mettendo tutto il giorno a fare questo buco, ma non per colpa nostra. Siamo persi in chiacchiere con i vicini di Capannone, ormai abbiamo conosciuto tutti, abbiamo fatto amicizia. Scotch è così apribile, no? Apriamo e chiudiamo, lasciamo così. Siamo olè. Ma c'è un buco gigante. Sì, bravo amore.
Vediamo prima se entra. Allora lì tutta la ruggine che stavo grattando era inutile, l'abbiamo tagliata via. Signorina, è contenta di come è venuto il buco? Non ci ho ancora appoggiato niente dentro, quindi non so come è venuto. Però sembra essere venuto molto bene. Allora che l'unica parte da rifinire è quella. Dai, tolgo lo scotch, così prendiamo una grattatina e proviamo a infilarlo. Buco! Un bucone, altro che buco. Sì, alla fine è venuto esattamente a metà Pluto più o meno. Come avete visto, il buco è venuto perfetto, lo blocco si incastra perfettamente dentro, non è che si incastra proprio, ha un minimo di margine, abbiamo più o meno un millimetrino per lato di spazio, così che si infili bene e ovviamente non si rovini. Quello che abbiamo fatto subito dopo è stato levigare tutto il bordo in maniera tale che non ci fosse nulla di tagliente o che possa arrugginire. Poi procederemo a mettere ovviamente il fondo antiruggine e la Raptor. La cosa la quale mi fa pensare veramente tanto, che io poi quando mi fisso su qualcosa vado avanti a macinare, è il fatto che il tetto realmente è tanto curvo. Cioè, nel video ho detto poco, a colpo d'occhio sembra quasi in piano, però effettivamente appoggiando lo blow si vede proprio che ai lati manca tanto come spessore, in mezzo di più, in più ci sono quelle nervature a complicare un po' il tutto. Quindi io ho già una mezza idea su come fare, però volevo chiedere anche a voi se avete qualche suggerimento, perché so che esistono proprio delle piastre di accoppiamento per i Ducato, che sono delle piastre di plastica praticamente, delle cornici in plastica, che seguono però tutta la forma del tetto, così che uno può aggiungere solo il sigillante che vuole mettere e incollare il tutto. Per lo sprinter come il nostro non le abbiamo trovate, quindi io pensavo di farmi una cornice in legno, tutta sagomata che segua perfettamente le curve appunto del tetto, e poi dargli una bella mano di vetroresina, magari mettendo anche un foglio di fibre o no, una bella resina poliestere, così da impermeabilizzare la cornice e renderla eterna, e poi andare a sigillare. Ovviamente questa cornice deve essere molto molto sottile, in due punti quasi inesistente, ai lati un pochettino di più. E stessa cosa poi per l'interno, perché anche all'interno bisogna fare un qualcosa che porti dalla forma tondeggiante a una forma pianeggiante, perché ovviamente lo blow è perfettamente lineare, e quando si va a stringere, se non si crea un supporto diciamo che mantiene la forma della lamiera e sotto però è dritto, cosa succede? Che si deforma poi la lamiera o si deforma lo blow, con il rischio di far entrare acqua, comunque di cambiare un pochettino l'estetica nel tetto. Quindi appunto la mia idea è questa: fare due cornici, una esterna rivestita in vetroresina, sempre poi mettendo sigillante sotto, sigillante sopra, e sotto fare una cornice in legno, ovviamente senza stare a mettere la vetroresina, perché lì l'acqua non deve assolutamente arrivare. Se qualcuno avesse qualche idea più furba, o se pensa che la mia idea non vada bene e il perché, ce lo scrive nei commenti, perché solo così riusciamo a fare le cose meglio. Poi soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis, non costa niente, ci rendete tanto felici. A questo punto siamo veramente gasatissimi, infatti lo blow ovviamente non lo montiamo ancora adesso, ma prima verniceremo. Però dopo mesi e mesi a smontare, grattare, capire, fare, dire, avrei tutto grattato, stuccato, tutto quanto fatto. Non ci resta quindi che incartare tutto quanto, pulire tutto bene con l'antisilicone e verniciare.